Buonasera a tutti, benvenuti in questo luogo istituzionale. È per me un grande onore e un piacere avervi tutti qui, numerosi, grandi personalità, i principi Carlo e Elisa Massimo, il principe Pierluigi Brancia d'Apricena, il principe Jonathan Doria Panfili, il principe Alberto Giovannelli, Sua Eccellenza l'ambasciatore Antonio Morabito, la contessa Anna Teodorani Fabbri, veramente tutti. Con questi pochi nomi ringrazio veramente ognuno di voi che è presente nella sala. Siamo in un luogo istituzionale, la Biblioteca del Senato della Repubblica intitolata a Giovanni Spadolini. Giovanni Spadolini, sapete, mi sentite dall'accento, è un toscano come me, dovete sapere che quando è stata inaugurata la biblioteca intitolata a Giovanni Spadolini, presidente del Senato era Marcello Pera, un altro toscano come me, soprattutto lucchese proprio come me, e come presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, quindi un concentrato di toscani. E non a caso ho accolto con grande piacere l'invito dell'amica Katia Melzi De Rille nel aiutare a presentare e a intrattenervi con questa bellissima presentazione che riguarda il 488 anniversario della morte di Leonardo da Vinci, quindi un altro toscano. Da Vinci nel caso di non predicato di particella nobiliare, ma da come proveniente da Vinci. Così riconoscete anche quella che è la mia professione, che è lo specialista nel diritto nobiliare. Come sapete ho avuto un corso qui all'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e ora, come vedete dalla locandina e dall'invito che vi è arrivato, a settembre inizierà il nuovo corso di diritto nobiliare, scienza araldica e cerimoniale all'Università di Zugo in Svizzera. L'eredità di Leonardo. Gli interventi sono importanti, tra cui abbiamo con grande piacere il professor Pietro Carlo Marani, ordinario di storia dell'arte e museologia al Politecnico di Milano, grandissima personalità, uno dei più grandi esperti di Leonardo, è stato vice direttore della Pinacoteca di Brera, condirettore del restauro del Cenacolo di Leonardo, presidente dell'Ente Raccolta Vinciana, Castello Sforzesco Milano e membro della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione delle opere di Leonardo, Roma. Membro del Consiglio dei docenti del dottorato in design del Politecnico di Milano, ha al suo attivo numerose pubblicazioni su Leonardo, Francesco Di Giorgio Martini, Borgognone, Bramantino, Bernardino Luni e in genere sulla pittura e l'architettura di Rinascimento italiano, la museologia e il restauro. Non voglio ovviamente leggervi tutto il curriculum perché sarebbe veramente troppo lungo e rischierei di annoiarvi, ma lascio subito la parola al professor Marani che ci introdurrà su Leonardo da Vinci. Grazie. Grazie soprattutto all'Associazione Culturale Arena Mediastar e all'amica Katia Ferri Melzi De Ril, nonché a Giulio Melzi, carissimi amici da tanti anni, con i quali ho condiviso tanti miei studi e tante iniziative culturali fatte a Villa Melzi a Vaprio. Ho accettato quindi con piacere di introdurre questa serata che nasce in occasione appunto della pubblicazione di questo ponderoso volume di Katia Ferri, In viaggio con Leonardo, dove Katia ha ripercorso un po' tutta la carriera di Leonardo attraverso le parole di Francesco Melzi, suo erede, discepolo e affezionatissimo allievo. Quello che volevo raccontarvi oggi è un po' quello che risulta dall'eredità raccolta da Francesco Melzi e trasmessa ai collezionisti milanesi e europei dalla fine del Cinquecento in poi, che ci ha permesso attraverso appunto la tesaurizzazione, la valorizzazione di questo patrimonio grafico, letterario, pittorico, tenuto come un tesoro da Francesco Melzi, di arrivare fino ai giorni nostri, ma di seguire anche attraverso mille rivoli e canali, quelle che sono appunto le vicende tipiche delle opere d'arte e dei documenti antichi che passano di mano in mano e che appunto i collezionisti talvolta tengono gelosamente per sé, tal'altra mostrano agli amici, agli artisti, ai conoscenti. E così è stato anche un po' per l'eredità di Leonardo, che finché Francesco Melzi era in vita ha circolato presso gli artisti lombardi e è stata appunto l'occasione di una continua reinterpretazione dell'ascito leonardesco,
sempre che possano dirsi tali anche le interpretazioni, insomma, dei seguaci, non soltanto della primissima generazione che ha seguito e ha vissuto accanto a Leonardo, ma anche quelli della seconda e terza generazione di artisti, che arrivano a lambire quasi il terzo o quarto del Cinquecento, con figure che vivono intorno a Francesco Melzi, come Giovan Paolo Lomazzo, Carlo Urbino, Giovanni Ambrogio Figino, che reinterpretano e reimmettono nel corso dell'arte italiana quelli che erano stati gli insegnamenti appunto di Leonardo. Quello che appunto ci è arrivato ci consente oggi di avere un'immagine molto diversa da quella tradizionale che ci ha consegnato l'età romantica, che ci hanno consegnato gli studi un po' tra romanticismo, idealismo, tra fine otto e anche decadentismo e primo novecento. È un'immagine più oggettiva, forse meno romantica, giusto appunto, ma che attingendo all'eredità soprattutto manoscritta di Leonardo e soprattutto anche grazie a tutte le nuove analisi e i nuovi mezzi che abbiamo oggi a disposizione, mette un po' da parte quell'immagine mitologica e mitografica del genio di Leonardo che si era appunto formata dalla metà dell'Ottocento in poi e che però è dura a morire e che soprattutto presso persone di non elevatissima cultura, ma insomma presso il pubblico in generale, ancora gode di grandissima fama e che si fa fatica a demolire, nonostante gli studi, soprattutto dal secondo dopoguerra ad oggi, abbiano molto, in un certo senso lo dico tra virgolette, perché poi Katia e gli eredi Melzi non mi saltino addosso, abbia un po' ridimensionato la figura di Leonardo, disattribuendogli tantissime di quelle invenzioni che in tempi di nascita degli studi e degli entusiasmi per la tecnica e la tecnologia gli erano stati attribuiti, alludo all'elicottero, all'aeroplano, al paracadute, a tutte queste cose che non sono le cose importanti che Leonardo ha fatto, ma sono perfezionamenti di meccanismi, di strumenti che già esistevano al suo tempo e che Leonardo ha perfezionato con piccoli meccanismi apparentemente insignificanti, ma è proprio attraverso questi piccoli miglioramenti che si è attuata l'evoluzione della tecnica, della tecnologia e in cui Leonardo ha dato il suo contributo. Il vero contributo di Leonardo sta nel metodo della ricerca, nell'aver messo a punto una sorta di preistoria del metodo galileiano, che è la sperimentazione, ripetere, Leonardo dice, fino a 2-3 volte un esperimento prima di tirare una legge universale. A noi questa cosa fa un po' sorridere, perché però è questo atteggiamento che contraddistingue la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, cioè questo fatto di voler prendere nota di risultati oggettivi. Poi il metodo sperimentale un secolo dopo con Galileo è qualcosa di molto più complesso, ma Leonardo in un certo senso anticipa e prefigura, mette sulla strada, diciamo, della sperimentazione e della scienza moderna. Allora, è proprio facendovi vedere due immagini tra loro molto diverse, di due disegni di natura di Leonardo, da cui voglio prendere le mosse per darvi anche così magari una piccola visione di quelli che sono gli orientamenti degli studi attuali su Leonardo. Allora, il disegno della cosiddetta veduta della Vallata dell'Arno, datato 14 di agosto 1473, che è una veduta oggettiva, ma tutta diversa da quella che era la tradizione pittorica fiorentina del tempo, diversa anche per l'uso della prospettiva, è una prospettiva diversificata, non è una prospettiva unica, centrale, ma è un disegno dove Leonardo vuole storicizzare quel preciso momento in cui copia il paesaggio. Questo è una sorta di ritratto di un paesaggio in quel momento preciso e lo data in quell'ora, in quel giorno, in quell'anno. È una cosa straordinaria, il primo disegno di paesaggio autonomo della storia dell'arte occidentale,
Questo perché? Perché Leonardo è cosciente che se avesse ritratto questo paesaggio un'ora dopo sarebbe stato diverso, la luce sarebbe cambiata, non avremmo più quella visione all'orizzonte così biancheggiante di vapori, di calura estiva, avremmo una visione diversa. E vi faccio vedere invece un disegno di 40 anni dopo, un disegno di natura, sempre, ma dove la natura è matrigna. La natura non è più fonte di ispirazione, non è più l'oggetto in cui l'uomo è signore e governa e decide qual è l'angolazione da cui vederla, da cui ritrarla e che cosa rappresentare, ma è una visione catastrofica, è una di quelle immagini che fanno parte di... Dovremmo forse spegnere un po' le luci, perché sennò non vedete nulla. Please, c'è qualcuno che può spegnerci le luci? È una mancanza totale di fiducia nella natura in cui all'inizio Leonardo aveva tanto creduto, come fonte inesauribile non soltanto di conoscenza, ma anche di apprendimento, ma anche dove l'uomo era padrone della natura, poteva governarla, poteva decidere come usarla. Questa differenza di visione, con una visione dove tutto cade, si rompe, si sconvolge, precipita, inondazioni, volute di fumo, di polvere, distruzione, è ovviamente in sintonia anche coi tempi, siamo già in clima di riforma, siamo verso il 1517-18, siamo in un momento di crisi, di profonda crisi religiosa, siamo però alla fine di un percorso di indagini e di studi che Leonardo aveva compiuto fin dai primissimi anni della sua carriera e aveva scandagliato, aveva tentato di studiare tante discipline, quelle che noi oggi chiamiamo le discipline umanistiche o scientifiche, e aveva cercato di impossessarsi delle regole e delle caratteristiche su cui si reggeva appunto l'armonia universale. E aveva spinto così avanti le sue ricerche, da appunto determinare poi una visione così pessimistica della natura intorno a sé, che scrive negli stessi anni un passo nel codice Arundel molto significativo, che è anche una bella metafora dal punto di vista politico, perché dice: siccome ogni regno in sé diviso è disfatto, così ogni ingegno diviso in diversi studi si confonde e si indebolisce. La metafora di uno stato, di un regno diviso in tanti staterelli, era la fotografia della situazione politica dell'Italia in quegli anni, ma paragonato appunto all'approfondire tanti campi di studio diversi, che alla fine Leonardo si trova confuso e disorientato, si trova nella condizione di non dover più, di non poter più governare e in un certo senso controllare le forze della natura. Leonardo era partito da questa fiducia smisurata nella natura e aveva dato delle visioni meravigliose del paesaggio e della natura, mostro soltanto alcuni dettagli delle sue opere, dall'Annunciazione degli Uffizi alla seconda versione della Vergine delle Rocce, ora nella National Gallery, perché aveva inteso come la pittura fosse una scienza di rappresentazione della natura e quindi aveva in un certo senso convogliato dentro nello studio della pittura anche tutti gli aspetti di studio della natura stessa e quindi con tutte le sue varie componenti e parti diversificate. E infatti nel Trattato della pittura trascritto da Francesco Melzi lui dice: se tu sprezzerai la pittura, la quale è sola imitatrice di tutte le opere evidenti di natura, per certo tu sprezzerai una sottile invenzione, la quale con filosofica e sottile speculazione considera tutte le qualità delle forme, aire, siti, piante, animali, erbe, fiori, le quali sono cinte d'ombra e lume, e veramente questa è scienza e legittima figliola di natura. E per questo rettamente la chiameremo nipota d'essa natura e parente di Dio. Allora, con questo in mente dobbiamo pensare alla
all'ampliamento del campo di indagine che si presenta davanti agli occhi e alla mente di Leonardo, che spazia dallo studio della geometria allo studio della meccanica, allo studio del volo, perché tutto quello che è in natura merita di essere studiato e tutto nelle sue ambizioni deve essere poi riversato nella pittura, in quei pochi dipinti che poi alla fine Leonardo è riuscito a comporre, che sono 22, 23 in tutto, alcuni dei quali tuttora lasciati incompiuti e tuttora ai nostri occhi non finiti, come ad esempio vediamo qui a Roma il meraviglioso San Gerolamo Vaticano. E quindi il fenomeno anche di sottoporre la visione a questa sorta di razionalizzazione. Una delle più grandi scoperte dell'età moderna, secondo uno storico della cultura, non è stata la scoperta dell'America nel 1492 e neanche la scoperta della stampa intorno alla metà del 400, ma è stata la razionalizzazione della visione. Il fatto che si è cercato di capire come il fenomeno visivo avesse prodotto e potesse produrre una riproduzione oggettiva della realtà. The rationalization of sight è, secondo Ivins, una delle scoperte principali del Rinascimento, a capo, all'inizio dell'età moderna. Allora, in questo senso, il fondamento geometrico matematico della pittura viene da sé, e un altro passo del trattato compilato e trascritto da Melzi dice: se la pittura è scienza o no. Scienza è detto quel discorso mentale il quale ha origine dai suoi ultimi principi, dei quali in natura nell'altra cosa si può trovare che sia parte dessa scienza, così come la quantità continua, cioè la scienza di geometria, la quale, cominciando dalla superficie dei corpi, si trova ad avere origine nella linea, termine dessa superficie. Poi in altri, non vi leggo tutto il passo, perché Melzi è anche un po' noioso nel trascrivere tutti questi passi di Leonardo. Ma in un altro punto Leonardo dirà che l'origine della geometria è il punto. E la linea che cos'è? La linea è la traccia lasciata dal moto di un punto, quindi dà una visione dinamica della geometria e quindi introduce subito una visione anche organica, metamorfica, di una natura che si trasforma continuamente, lo vedremo riprodotto nei suoi dipinti. E da qui appunto non soltanto il fondamento geometrico per la pittura, ma il fondamento geometrico per la decrittazione del corpo umano attraverso lo studio delle proporzioni e delle relazioni delle parti col tutto, che danno origine al famosissimo uomo vitruviano delle gallerie dell'Accademia di Venezia, che peraltro è anche una contestazione dei canoni vitruviani, cioè dei canoni antichi che vengono messi e controllati sulla natura, cioè sulla realtà del corpo umano, non sulla base di un canone astratto di bellezza. E quindi vediamo che i manoscritti di Leonardo dalla fine degli anni Ottanta in poi sono pieni di annotazioni che riguardano quasi tutti i campi del sapere, ma un grande ruolo aveva svolto in Leonardo la sua educazione, una educazione da artista, da artigiano, stavo per dire, ma una educazione quasi pratica, manualistica, e lo è, perché nella bottega del Verrocchio lui aveva imparato a far di tutto e soprattutto aveva cominciato imparando l'arte orafa, anche poi a Firenze, anche negli stessi anni, in Lombardia, ma anche in Toscana. L'educazione dei giovani artisti avveniva soprattutto presso gli orafi, perché quando tu impari il mestiere dell'orafo sai fare tutto, perché devi sapere, devi conoscere i minerali, devi conoscere a che temperatura fondono i metalli, devi sapere quali sono le leghe, devi saper formare nella terra i modelli dei gioielli o delle piccole sculture che devi poi saper tradurre in cera, formare, controformare, fondere, cesellare una volta fusi. L'orafo sapeva fare tutto, la pittura era la cosa più banale che potesse fare uno educato come orafo. E vediamo che Leonardo questo ha imparato
seguendo cantieri straordinari di straordinaria bellezza come la tomba di Giovanni e Piero de' Medici, dove non soltanto l'uso delle pietre, serpentino, porfido, ma anche la lavorazione dei bronzi fatti come gioielli che cesellano e danno questa e hanno, ci danno la misura di questa visione analitica della natura e del mondo vegetale, ma anche animale. Ci sono tartarughe, zampe di leone, che Verrocchio comunica al suo allievo. Spesso si è messa in secondo piano la figura di Verrocchio, ma è stata rivalutata moltissimo negli ultimi anni. Verrocchio è un pre-Leonardo, Verrocchio è un genio a sua volta. Non a caso tutta la letteratura romantica tra fine 800 e primi 900 ha attribuito a Leonardo le cose più belle fatte dal Verrocchio, la dama col mazzolino, il David, il Bargello, eccetera, perché è Verrocchio che ha formato questa visione analitica della realtà e della natura in Leonardo, che ovviamente era già predisposto di suo, ma ovviamente Verrocchio ha fatto la sua parte. E quello che Leonardo impara da Verrocchio è l'uso del rilievo, del disegno, e lo applica a tutti i campi del sapere, inventando delle nuove forme di trasposizione grafica, ad esempio una visione per sezioni. Non sappiamo se questa visione per sezioni, che ci comunica cosa c'è all'interno degli arti, ossa, fasci di nervi, fasci di muscoli, eccetera, venga prima o dopo la stessa metodologia di disegno applicata all'architettura, per sezioni orizzontali, di torrioni, per farci vedere cosa c'è dentro, come funzionano le difese e le offese. E così l'invenzione anche del corpo trasparente, una scala a chiocciola all'interno di una torre di cui non ci sono le mura esterne, ma per mettere in evidenza soltanto la struttura che a lui interessa rappresentare. Queste sono le invenzioni di Leonardo che hanno portato all'età moderna, cose che il grande pubblico ignora, ma che sono fondamentali per il progresso della conoscenza e della rappresentazione. Il corpo trasparente è una delle maggiori invenzioni di Leonardo in campo anatomico. Non ci interessa tanto sapere se Leonardo ha dissezionato un cuore di bue piuttosto che un polmone di agnello. Ci interessa che questo metodo per informarci è l'inizio della rappresentazione oggettiva del corpo da dissezionare. Le tavole anatomiche fatte per fogli di lucido sovrapposti sono quelle che hanno studiato fino a pochi anni fa, fino a prima dell'invenzione del computer, gli studenti di medicina, dove su un foglio da lucido c'era il cuore, su quello dopo c'è il fegato, e tu li vedi sovrapposti e ottieni, e hai 500 anni dopo un disegno uguale a questo. Allora l'invenzione del corpo trasparente, ma in tutti i campi applica questa sorta di anatomia alla meccanica. Le macchine di Leonardo non sono delle macchine chiuse come dei blocchi, come li disegnava Francesco Di Giorgio Martini, il Taccola, gli ingegneri senesi, ma sono anatomie di macchine, dove per ogni macchina lui anatomizza i singoli elementi, le pulegge, gli ingranaggi, le manovelle, esattamente, e li presenta alla stessa stregua in cui presenta le varie parti del corpo umano, così come fossero quasi pronte da dare alle stampe, come anche Katia Ferri ha sottolineato nel suo libro, cosa che non è mai avvenuta, perché non aveva il tempo, anche se lui aveva studiato un sistema per stampare simultaneamente testo e immagine. E infatti l'informazione arriva dalla combinazione di questi due elementi. L'importanza talvolta del disegno è solo ancillare a quelle lunghe spiegazioni che Leonardo compie e scrive nei suoi taccuini. Però questa è particolarmente importante perché è l'osservazione di un esperimento che Leonardo fa osservando la confregazione di questi perni o di questi pioli sottoposti a sfregamento, perché qua intorno ci gira magari un subbio, una ruota, un ingranaggio, e questo sfregamento che lui chiama desfregamento e confregazione produce sui poli delle incisioni, produce dei segni che, per essere queste forme cilindriche o tubolari, sembrano dei segni tracciati su una superficie convessa.
Idea geniale, Leonardo la traspone immediatamente dall'analisi meccanica e tecnica alla produzione artistica. Questo diventa il modo nuovo di disegnare di Raffaello agli inizi del Cinquecento, qui a Roma, dopo che Raffaello ha visto a Firenze i cartoni per la Battaglia d'Anghiari e il cartone per la Sant'Anna, dove queste linee, che gli inglesi chiamano lines following the forms, linee che seguono la rotondità delle forme, diventano il nuovo stile del Cinquecento italiano, che Raffaello, poi Michelangelo ovviamente fanno proprio e trasmettono alla modernità. E questo è anche la visualizzazione di quello che vi dicevo prima, la traccia lasciata dal moto di un punto, che nel meccanismo è una incisione e nel disegno diventa questo sottolineare la rotondità del collo della leda. Allora, tutte queste cose si condensano, si diventano ancora più intricate tra di loro, meccanica, studio della natura, eccetera, andando avanti con gli anni e soprattutto nel momento in cui Leonardo, erede di questa tradizione aristotelica che gli arriva dagli volgarizzamenti medievali, basata sulla concezione della natura e dell'universo in equilibrio fra i quattro elementi, si rende conto che il più importante e anche il più pericoloso di questi elementi è l'acqua. E di conseguenza non soltanto cambia il suo atteggiamento, che diventa sempre più dinamico, qui era la conclusione del discorso precedente sull'anatomia con l'invenzione di un ulteriore metodo disegnativo che è quello di rappresentare simultaneamente lo stesso corpo per tre diversi aspetti, quasi a creare una sequenza di fotogrammi o una sequenza cinematografica che a noi sembra la figura in movimento. In realtà è Leonardo che si muove intorno alla figura per registrarne tutti i diversi aspetti. Ma dicevo appunto l'acqua a cui Leonardo si accosta, forse anche per analogia, l'analogia è un'altra dei metodi applicati universalmente da Leonardo, non voglio rubare tutta la scena, tra poco concludo, ma l'acqua perché è simile al sangue, l'acqua perché è benefica di benefici, perché è feconda, come il sangue, e quindi c'è all'inizio dei suoi studi anche un paragone molto interessante ma errato, che assomiglia la circolazione del sangue all'interno del corpo alla nascita dei fiumi dall'oceano. Lui si rende conto che i fiumi non nascono dall'oceano, così come le vene del sangue non nascono dal cuore soltanto molto più tardi nella sua carriera, e si corregge, questo è un altro sintomo di modernità. Ma all'inizio è proprio questa vicinanza dove anche il corpo umano viene definito, e la rappresentazione del sistema venoso nel corpo umano viene definito albero di vene, a stringere un'altra analogia con il mondo vegetale. Così come tutte queste analogie si reggono su anche paragoni letterari, linguistici, i vortici dell'acqua che identifica appunto come il più innovatore, l'elemento che ha maggiori potenzialità per modificare le cose, il corso dei fiumi, l'altezza delle montagne, l'acqua corrode la base delle montagne, le fa crollare, modifica il paesaggio e quindi ha una funzione straordinaria. Ma lui vede questo movimento e questa forza dell'acqua anche nel moto ondoso dei capelli e quindi reintroduce queste sue osservazioni scientifiche nella pittura. E voi direte, sì, bene, i riccioli sembrano quei riccioli, quei retrosi che abbiamo visto, ma sarà poi vero? Certo che è vero, perché lo stesso Leonardo ce lo dice quando qui scrive, qui sotto, nota il moto del vello dell'acqua, il quale fa a uso dei capelli, che hanno due moti, dei quali l'uno attende al moto delle volte, cioè dei riccioli, e l'altro al suo peso. È Leonardo stesso che crea
una metodologia basata sul sistema analogico per individuare, per decifrare e decrittare i fenomeni naturali. E da questo una quantità di altri studi, ovviamente il vello dell'acqua è il velo dell'acqua, ma anche in architettura, tornando indietro un passo, è sempre l'anatomia che gli suggerisce delle analogie. Quando fa lo spaccato del cranio, chiama la cupola del cranio. Quando fa la cupola del Duomo di Milano, invoca l'intervento di un medico architetto per risolvere i problemi statici di un edificio, alla stessa stregua in cui un medico risolverà, un fisico, come si chiamava allora, risolverà quelli statici, quelli insomma del corpo, così come l'architetto medico risolverà quelli della struttura. E da qui una serie di infinita di ulteriori studi sulla statica degli edifici, sulla causa delle rotture degli archi, delle crepe nei muri e via discorrendo. Quindi in un collegamento stretto, strettissimo di ogni disciplina e di ogni osservazione. C'è però questo passo che vi ho letto all'inizio, che dà la misura anche di come si sia reso conto di aver un po' confuso le carte in tavola, e quindi questo suo momentaneo disamoramento o questo suo barcollare rendendosi conto di aver esplorato troppi campi è anche alla base di una osservazione che vuole fare quando si propone di mettere ordine all'iloqui loro tutti gli argomenti che ha studiato. Ma questo è un altro tema di cui poi forse ci parlerà Katia. Allora, la somma di tutti questi studi che cos'è? Arrivando anche agli studi tardi, finali di cosmologia, dove qui abbiamo addirittura un'anticipazione di un'altra scoperta galileiana, che è una delle pochissime scoperte vere in campo astronomico di Leonardo, il lumen cinereum della Luna, cioè l'osservazione secondo cui la Luna, anche quando non è direttamente illuminata dal Sole, ha una sua riflettanza, oserei dire, un suo chiarore. E Leonardo, sulla scorta degli studi di geometria euclidea che aveva fatto in gioventù con Luca Pacioli, costruendosi a tavolino una sorta di triangolazione Terra, Sole, Luna, capisce che la Luna, anche quando non è direttamente illuminata dal Sole, lo è perché è illuminata dal riflesso del Sole sugli oceani, che la illuminano anche quando non è direttamente illuminata. Insomma, tutte queste osservazioni alla fine della fiera, dove le troviamo realizzate in pittura? Nel Cenacolo, in primis, se potessimo vederlo nelle condizioni in cui Leonardo ce lo ha lasciato. Ciò non è possibile perché ha avuto guai a non finire, preso a mattonate dai francesi, rovinato dagli stessi restauratori che per 12 volte ci hanno messo mano, così che forse le cose più delicate, i passaggi e la sommatoria di tutti questi studi la vediamo meglio didatticamente, perché poi dal punto di vista artistico questa è una copia e quindi è un po' più fredda, ma questo fatto è la copia di probabilmente Boltraffio alla Royal Academy di Londra, che stava alla Certosa di Pavia fino alla fine del Settecento, trafugata in età napoleonica e comperata dalla Royal Academy nel 1821, questa summa di tutti gli studi di Leonardo fino alla metà degli anni 90, la troviamo qui nel Cenacolo, e sono gli studi di acustica. Questa è in realtà, senza guardarlo come un quadro religioso, io non sono cattolico, non sono cristiano, sono di un'altra religione. Cosa vedo? Vedo 12 persone che reagiscono a qualcosa che avviene al centro di questa scena. E che cosa avviene? C'è una figura che apre le braccia, non so se è Cristo, posso anche non saperlo, ma questa persona ha appena detto qualcosa. È quello che la persona ha detto che sconvolge l'ordine e la quiete di 12 apostoli. Ognuno reagisce in maniera diversa. Chi è più vicino meglio intende, chi è più lontano manco ode e anzi chiede al suo vicino: ma cosa cavolo ha detto? E magari in maniera più gentile. Così che questo è nient'altro che la rappresentazione di un diagramma
di una legge di meccanica, una legge del rimbalzo dell'onda sonora sui timpani di persone vicine o lontane. È una rifrazione di raggi che equivale alla rifrazione o alla refressione, come la chiama Leonardo, di razzi luminosi su corpi opachi che sono analogamente rappresentati sui piatti della tavola, dove i raggi veri della luce che viene da sinistra rimbalzano all'interno dei piatti e illuminano anche il bordo del piatto di peltro contrapposto. Questa è la sommatoria di studi di meccanica, di geometria, di acustica, di prospettiva delle lontananze, di teoria dei colori, di teoria dei moti dell'animo. Ognuno degli apostoli reagisce secondo il suo proprio carattere e qui nasce l'arte moderna. Tutti hanno riconosciuto questo, da Vasari ai grandi viaggiatori francesi e inglesi dal 6 al 700. È qui che nasce la psicologia dell'arte in un certo senso. Ma qui però siamo fino agli studi degli anni 90 e più ancora dove ci spingiamo, un dettaglio meraviglioso di Giacomo Minore dal dipinto di Londra. Salai, Francesco Melzi, chi è costui? Uno degli amici di Leonardo, e qui, questo per dirvi anche della fortuna che poi tutte queste copie hanno avuto in Europa, ma mi dilungherei troppo, attraverso le incisioni o i disegni, insomma l'eredità grafica e anche il suo opposto, il meravigliosamente bello, messo a contrasto con il mostruosamente brutto, perché dice Leonardo che una figura appare tanto più bella se la confronti con una figura brutta e quindi poi le figure brutte meglio si tengano a mente di quelle belle, ma insomma tutta una quantità di temi collaterali che arrivano fino a Zanetti, alla caricatura veneziana del Settecento, che sono basate su queste conoscenze. Ma tutte le conoscenze successive, tutte le conoscenze che sappiamo Leonardo a cui ha attinto grazie all'elenco di 116 libri della sua biblioteca, una biblioteca di 116 libri per un uomo del Rinascimento è qualcosa di straordinario. Le biblioteche più importanti, sto parlando di letterati come Poliziano o gente come lui, erano formate di 30, massimo 50 incunaboli o libri a stampa. Leonardo ne possedeva 116, non li avrà letti tutti, ma tutte le sue conoscenze si sono a tal punto ampliate dopo il Cinquecento che ne vediamo l'esito nei dipinti tardi e soprattutto nello sfondo della Gioconda. Lo sfondo della Gioconda nasce come la sintesi di tutta la scienza di Leonardo. Ecco perché questo è veramente il dipinto dove arte e scienza raggiungono il culmine. In questa fusione dove la geologia, lo studio dei fossili, delle acque, le trasformazioni geologiche, un percorso di ere che Leonardo intravede nella sua mente, sono l'immagine di una natura in continua e perpetua trasmutazione. Allora il significato di questo quadro non ci interessa affatto chi sia, se Isabella Gualanda, Pacifica Brandano, Monna Lisa Gherardini, che è la cosa più probabile perché il signor Giocondo ha pagato per questo quadro senza mai averlo, ma ci interessa che questa è la allegoria del tempo che passa, rappresentata in uno sfondo che si modifica grazie all'acqua, alle nebbie, alle trasformazioni geologiche, al vento e a tutte quelle cose che introducono un elemento di cambiamento nello sfondo. Invece la signora è qui e trionfa sul tempo che passa, ma non trionfa per la sua bellezza, trionfa perché non è poi per niente bella, trionfa per la sua virtù, la virtù di una dama borghese che ha dato dei figli al marito, una dama virtuosa, senza ornamenti, senza gioielli, con un velo nero, che a pieno titolo entra nella storia come i trionfi del Petrarca, dove la morte trionfa sulla vita, il tempo trionfa sulla morte, la virtù, dice Leonardo, trionfa sul tempo e infatti dopo 5 secoli siamo qui a parlarne
Grazie. Grazie, grazie. Grazie a nome di tutti, sento il professor Pietro Carlo Marani per questa importante, Cesare, significativa e spesso anche emozionante trattazione. Grazie. Ah, Cesare, insomma, lo dite. Potevo andare avanti, perché di tutto questo, se mi permette, vado avanti. Di tutto questo abbiamo dato una sintesi nella mostra che abbiamo fatto per l'Esposizione Universale a Milano, a Palazzo Reale, 2 anni fa, insieme all'amica e collega Maria Teresa Fiorio, dove tutto questo è stato messo in mostra. 120 opere originali di Leonardo, fra cui 6 dipinti, più di 110 disegni. E se avessimo avuto il tempo, avremmo parlato anche di questa, ma mi sembra di avervi già rubato troppo tempo. Di nuovo grazie al professor Marani. Prima di ovviamente passare la parola all'altro relatore, volevo ringraziare i principi Guglielmo e Vittoria Giovannelli Marconi che ci hanno raggiunto, il commendator Sante De Angelis, presidente dell'Accademia Bonifaciana, il principe Giuseppe Grifeo di Partanna, la baronessa Cetti Lombardi Satriani e veramente tutti voi presenti, grazie. Alcuni di voi mi facevano cenno di dire 2 parole su questo luogo che ci sta ospitando. Ecco, questa biblioteca che nasce praticamente quando è nato il Senato del Regno di Sardegna contiene al suo interno 700.000 volumi, circa 3.000 periodici e 600 giornali italiani e stranieri. È la più importante raccolta di statuti dei comuni e delle corporazioni dal tardo medioevo all'età contemporanea. Edizioni antiche di diritto comune e canonico, una delle più ricche collezioni di periodici dell'Ottocento e molto altro ancora. Dal 2015 è diretta dal dottor Giuseppe Filippetta, che ringraziamo ovviamente per aver agevolato l'evento L'eredità di Leonardo della contessa Katia Melzi de Ril. Come non ringraziare ovviamente colui che vi ha accolto per primi arrivando, il marchese Giovanni di Castro Guidiccioni, che si è prestato veramente a fare la prima accoglienza. Grazie Giovanni, veramente. E non lo voglio dire ancora per campanilismo, ma per metà è lucchese, quindi qualcosa ci sarà. Passiamo ora all'altra relazione, vi ringrazio della pazienza. Vincoli teologici nell'arte prima e dopo Leonardo. Ovviamente a parlare, come vedete dall'invito, Luigi Francesco, canonico Casolini di Serzale, che è il presidente dell'Associazione Cavalieri San Silvestro. Purtroppo, essendo a Serzale, luogo del feudo della sua famiglia, a ricevere la cittadinanza onoraria, ha avuto un problema all'autovettura e non può essere qui con noi. Ovviamente ha mandato un degno sostituto, il colonnello dell'esercito italiano Marco Crimi, responsabile del cerimoniale del Lazio dell'Associazione Cavalieri San Silvestro, che vi leggerà questa relazione, Vincoli teologici nell'arte prima e dopo Leonardo. Grazie. Eccoci. Grazie, buonasera. Illustri autorità, chiarissimi relatori, studiosi ed amici qui convenuti, un cordiale saluto. Prima di condividere con voi alcune considerazioni, consentitemi di rivolgere un pensiero grato alla contessa Katia Ferri Melzi de Ril per avermi chiamato a parlare davanti a questo dotto uditorio ed in un luogo dove la cultura ed il sapere si fondono, dando origine ad una bellezza non sempre evidente a molti, anche se da tutti ricercata. Questa giornata, nel premiare il suo lavoro di anni, è un dono per tutti noi che possiamo cogliere sfumature nuove di un personaggio sempre vivo e presente nei cuori di chi, nella scienza e nell'arte, sa intravedere la grandezza del suo vero autore. Ed è proprio quella bellezza che travalica il tempo e la storia che Leonardo ha cercato di fare propria, proponendola con umiltà a quanti lo hanno avvicinato. Mi piace pensare che ancora oggi il suo patrimonio morale ed intellettuale riservi sorprese tutte da scoprire. L'ingegno di questo straordinario uomo si è concretizzato in opere spirituali che hanno segnato la sua vita e molte delle quali da sempre ammiriamo con stupita meraviglia. Ma per meglio comprendere l'approccio
di Leonardo nell'arte, più specificatamente sotto il profilo teologico, risulta necessario un volo pindarico, in particolare attraverso alcuni secoli, che ci dia quella chiave di lettura atta ad interpretare la sua visione religiosa nell'arte e che poi ritroveremo in seguito nei suoi capolavori. E cominciamo dall'antichità cristiana, quindi dai secoli I al secolo IV. In questo periodo prevalgono il divieto dell'Antico Testamento e la polemica antipagana, ma si registrano pitture nelle catacombe di Callisto. Il concilio di Elvira, 313 circa, però, attesta già l'oscillante posizione della Chiesa. Non ci debbono essere pitture nelle chiese, affinché non sia dipinto sulle pareti quel che viene venerato ed adorato. A metà del secolo IV nasce un'arte cristiana con immagini antropomorfiche separate dalla corrispondente scena biblica. La pittura, per quanto silenziosa su una parete, è in grado di parlare e di recare grandissimo giovamento. Queste parole venivano scritte da Gregorio Nisseno nell'Elogio di San Teodoro. Nella catechesi di Cirillo e di Ambrogio, la Bibbia fornisce un testo base, letto nell'assemblea, ed immagini raffiguranti il mistero, presentato ai catecumeni e ai neofiti. E passiamo al prossimo periodo, che è quello che va dai secoli V al secolo VII. Paolino di Nola giustifica la pittura cristiana auspicando che la figura rivestita di colori attragga con questi spettacoli l'interesse delle menti attonite dei contadini. Essa è spiegata dalle iscrizioni affinché lo scritto mostri ciò che la mano dell'artista ha eseguito. La funzione delle pitture quindi non è solo didattica. La mano del migliore pittore ricopra la chiesa di immagini affinché gli illetterati, che non possono leggere le scritture, si istruiscano guardando le gesta gloriose di coloro che hanno fedelmente servito il vero Dio e siano invitati ad imitare sinnobile condotta. In Occidente, Papa Gregorio I sistematizza questi inizi. Le pitture si usano perché chi non sa leggere possa leggere guardando sulle pareti quelle che non sa leggere dai libri. La pittura insegna agli illetterati ciò che la scrittura insegna ai letterati. È una pia istruzione. È indubbio che esisteva una pratica di annuncio della scrittura mediante immagine. Passando all'alto Medioevo, in Oriente, nel periodo dal VI al VII secolo, all'immagine racconto subentra l'immagine di culto. Si fusero immagine e persona raffigurata e la venerazione di Cristo e dei santi diventò venerazione delle immagini. Il prototipo non solo è rappresentato, ma è ritenuto presente nella sua immagine, che si fa icona. Il contatto fisico con l'immagine permette il contatto spirituale con il mondo divino, in quanto lo Spirito Santo raggiunge l'icona. Nel 730 l'imperatore d'Oriente Leone II Isaurico decretò la distruzione delle immagini. A questa disposizione si oppose risolutamente Giovanni Damasceno, sacerdote e teologo di origini siriane, ricordando che l'Antico Testamento proibisce le immagini per tener lontano il popolo ebraico dal pericolo dell'idolatria, mentre per i cristiani la situazione è profondamente diversa, poiché Dio si è reso concretamente visibile in Gesù. L'icona, quindi, può rappresentare il Cristo, proprio perché egli è divenuto realtà storica attraverso l'incarnazione. Puoi fare l'immagine della sua forma umana perché l'invisibile è diventato visibile per la carne. L'adorazione vera e propria va al prototipo cui rinvia l'immagine. Nell'arte romanica, alle fastose chiese cluniacensi, si contrappone la corrente cistercense con San Bernardo. Dura la sua critica, le pitture curiose, mentre sviano sopra di sé l'occhio degli oranti, ne impediscono la devozione. Si vedono nelle chiese reliquie coperte d'oro, immagini bellissime di santo e santa, ruote di gemme circondate di lampade, con intarsi di perle preziose. In tutto questo c'è un duplice danno: quello per il mancato soccorso ai poveri, la chiesa riveste d'oro le sue pietre e abbandona nudi i suoi figli, e quello per l'arricchimento dei monasteri.
si diffonde l'idea che la bellezza artistica trasporti dalle cose materiali a quelle spirituali e grazie all'analogia da questa dimora inferiore a quella superiore. Il gotico privilegia la raffigurazione pittorica rispetto alla scrittura come mezzo di comunicazione del messaggio cristiano. Nella Chiesa non abbiamo tanto rispetto per i libri, quanto per le immagini e le pitture. Con l'umanesimo non viene meno il suo controllo sulle immagini. L'arcivescovo di Firenze, Antonino, peraltro favorevole all'arte e all'autonomia dei pittori, è intransigente quanto a soggetti iconografici immorali ed eterodossi. I grandiosi progetti architettonici ed artistici di pontefici come Niccolò V mirano a nuove immagini con scopi politico-ecclesiastici. Nella Firenze umanistica, Savonarola, fedele alla funzione educativa delle immagini per i non dotti, impone il rifiuto delle rappresentazioni disoneste. Così nei roghi della vanità finiscono anche pitture e sculture indecenti. E Leonardo? La teorizzazione di Leonardo sull'arte si innerva sulla profonda convinzione di una somiglianza creativa tra il pittore e Dio, in forza della creazione artistica. In questa riflessione sulla analogia tra l'artista e Dio creatore, Leonardo si pone in un'antica tradizione, però egli la percorre partendo dalla conoscenza diretta e in prima persona dell'attività creativa pittorica. Secondo quanto puntualizzato dalla riflessione scolastica, l'artista agisce a immagine di Dio creatore anche se solo Dio crea dal niente. Solo la creazione divina è un puro atto perfetto della perfetta conoscenza e volontà divine. L'artista, infatti, propriamente parlando, non crea in quanto ogni operare umano parte sempre e comunque dalle opere di Dio e quindi dal creato. La novità dell'operare artistico è una novità parziale. Solo Dio è un artista globale. La capacità artistica è nell'origine stessa dell'uomo. Nel suo essere a immagine e somiglianza di Dio e in quel suo essere custode del mondo creato. Leonardo quindi sviluppa questa tematica in numerose considerazioni secondo il suo proprio stile di pensiero, capace di unire la migliore trattatistica artistica con la più profonda riflessione filosofica, sintetizzate in brevi significativi giudizi. Egli si pone in continuità con la riflessione medievale sull'arte, alla quale aggiunge però la considerazione della pittura come arte liberale. La visione vinciana di considerare la pittura alla stregua delle arti liberali e di affrancarla dalla condizione inferiore a quella di arte meccanica. Tuttavia, la ragione di fondo di questa promozione risiede nel fatto che la pittura compie in proporzione lo stesso atto creativo di Dio e che essa sfrutta le medesime proporzioni armoniche della musica, che sono poi quelle che regolano il cosmo. Leonardo sente quindi la necessità di dare una spallata teorica alle vecchie sistemazioni, chiedendo a gran voce non solo che la pittura sia estratta dal novero delle arti inferiori, ma che le sia riconosciuta lo statuto di scienza. Leonardo presenta la pittura in una dimensione generativa. Essa è una scienza che nasce dalla natura, ne è figlia, ma nello stesso tempo è madre di altra conoscenza e di altre scienze. Potremmo dire che nella prospettiva di Leonardo la pittura è partorita dalla natura e partorisce altre scienze. Dunque, secondo Leonardo, la pittura è una scienza che risulta partorita dalle cose evidenti, a loro volta partorite dalla natura. Questo legame con la natura palesa l'apparentamento che la pittura stessa ha con Dio creatore. In questo aspetto la natura appare legata a Dio per un altro aspetto, cioè non in quanto è analogamente creatrice, ma perché risulta prodotta essa stessa nell'ordine delle cose create, dunque dipendente da Dio. L'arte, per Leonardo, è in se stessa teologia, nel senso antico del termine, in quanto mitologia, e lo è ancora di più nel senso autenticamente cristiano se si sposa con la verità, divenendo una riflessione su Dio che ha Dio come aiuto stesso per questa riflessione. Certamente è una teologia particolare in quanto si esprime con immagini, ma in quanto tale è peculiarmente cristiana, radicata cioè nel mistero dell'incarnazione del Logos divino
che si fa carne visibile. Inoltre, l'iconografia che si è codificata nel corso dei secoli nelle botteghe d'arte è il prodotto dell'elaborazione e dell'interpretazione dei testi sacri compiuta dalla tradizione a partire dai padri della Chiesa. Gli artisti hanno sempre attinto a queste immagini ed anche Leonardo. I suoi dipinti sono tra le più alte interpretazioni teologiche di carattere pittorico. Prendiamo ancora il San Giovannino della Vergine delle Rocce. Nell'iconografia tradizionale Giovanni Battista è colui che indica in questo caso invece Leonardo vuole rappresentare Giovannino come feto che sussulta sul grembo di Elisabetta. Secondo la narrazione evangelica, ed allora non lo dipinge come colui che indica, ma come colui che è in ginocchio in preghiera. La complessità teologica di quest'opera risulta incomprensibile se guardata al di fuori di una prospettiva cristiana. Per Leonardo la scienza della pittura ha un valore superiore a tutte le altre scienze perché riesce a conoscere sia gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi, ovvero belli della realtà, dato che la pittura può conoscere tutto, può essere punto di riferimento per ogni sapere. La scienza della pittura possiede una sua deità perché è la regina delle scienze e genera altre discipline, quali la prospettiva, e per di più insegna alle discipline meccaniche e fornisce il linguaggio alle discipline teoriche. Nell'attività teoretica e produttiva della pittura, che abbraccia ogni cosa, il pittore manifesta la sua discendenza da Dio, scrive Leonardo, la pittura è nipota d'essa, natura e parente di Dio. E arriviamo alle conclusioni. Tra l'altro sottolineando che alcuni di questi passaggi sono tratti proprio dallo scritto della contessa, e il Monsignore ha voluto sottolineare questo aspetto e mi ha chiesto di farlo presente. A conclusione quindi desidero ricordare che sebbene il termine teologia compare per la prima volta nel IV secolo a.C. nell'opera di Platone, La Repubblica, la teologia cristiana si forma attraverso l'opera della patristica, III-VIII secolo, e trova in San Tommaso d'Aquino la sua migliore espressione con l'omera Summa Theologiae. Leonardo, uomo erudito del suo tempo, ha compendiato e trasmesso nelle sue opere la ricchezza della sua teologia, che fu quella dei padri della Chiesa e dei grandi santi. Egli seppe trasformarla in spiritualità pittorica. Ancora oggi queste sue opere ci disvelano la profondità e ricchezza del messaggio teologico di cui possiamo cogliere la profondità, purché ad esse ci si avvicini con lo stesso sguardo che fu negli occhi di chi le portò alla luce. Intendo quell'amore, non sempre evidente negli scritti dell'artista, ma che fu interiormente vissuto nei confronti dell'autore dell'unica vera bellezza, il Creatore. Vi ringrazio e scusate. Siamo noi ovviamente tutti a ringraziare il colonnello Marco Crimi per questa sua ovviamente lettura. Non è mai facile leggere ciò che scrive un altro, soprattutto ciò che scrive un ecclesiastico, e quindi lo ringraziamo veramente di vero cuore. Passo ora la parola alla dottoressa Katia Ferri Melzi De Riz per i Melzi, amici, mecenati ed eredi di Leonardo. Katia, che tutti la conoscete, in modo particolare per me è una cara amica, è laureata in scienze economiche aziendali, giornalista professionista, scrittrice, autrice, regista televisiva, consulente. Dal 2004 insegna all'Università degli Studi di Pavia, dove è stata docente a contratto. Attualmente tiene un seminario sulla comunicazione. Devo dire che Katia è veramente applicato tutte le sue doti di grande comunicatrice, prima di realizzare Viaggio con Leonardo, il testo, il romanzo storico sulla famiglia Melzi, in modo particolare su Francesco Melzi, ha creato un viaggio attraverso i luoghi di Leonardo e ho avuto il grande piacere di aiutarla in questo viaggio, quindi siamo partiti da Roma, Pisa, abbiamo fatto Firenze, abbiamo fatto tante tappe che ci hanno portato a riscoprire i luoghi di Leonardo. Perché ha utilizzato tutte le sue doti di grande comunicatrice? Perché ha alimentato il desiderio nel conoscere nuovamente questa figura che a lei è molto cara, dato che ha sposato Giulio
Giulio Melzi, che è qui con noi e che ringraziamo ovviamente per il grande aiuto che ha dato a Katia nella realizzazione di questo testo, ma soprattutto, come amo dire quando facciamo gli aggiornamenti sull'annuario della nobiltà italiana, è colui che detiene il sapere storico araldico nobiliare della famiglia. Grazie Katia, a te. Ecco, si sente? Allora, io sto cercando la mia cartella che si chiama Buona, mentre quella che si chiama Mazziotti è della no, relatore successivo, la professoressa Anna Maria Mazziotti. Allora, leggo per la prima volta nella mia vita, perché non voglio dimenticare niente e nessuno, e quindi, illustri autorità, gentili signore e signori, sono molto onorata di porgervi a nome mio personale e come presidente di Arena Mediastar, organizzatrice di questo evento promosso col senatore Gianmarco Centinaio, membro della settima commissione cultura, un caloroso ringraziamento per essere qui. Oggi, nell'anniversario della morte di Leonardo, siamo noi pavesi, Centinaio, noi di Arena Mediastar e anche Casa Editrice Univers, a celebrare qui al Senato, in questo luogo così prestigioso, il ricordo di Leonardo. Le sue invenzioni e le sue ricerche sono patrimonio dell'Italia e del mondo, ma anche di Pavia, dove li soggiornò varie volte per 20 anni nella sua vita. E quindi colgo l'occasione per ringraziare i celebri relatori che hanno accettato di parlare qui, proprio negli ambienti del Senato, con il prestigioso patrocinio del presidente Pietro Grasso. In particolare il nostro amico professor Pietro Marani, il più importante studioso mondiale di Leonardo, e Monsignor Luigi Casolini Sersale, che è stato degnamente sostituito dal colonnello Crimi. Ringrazio anche la professoressa Anna Maria Mazziotti di Celso e l'amico Emilio, perché hanno veramente avuto anche molta pazienza di fare tante cose per telefono senza vedersi. Io l'ho vista oggi per la prima volta, la professoressa Mazziotti, dopo lunghe telefonate. Ecco, però avevo bisogno di una studiosa che avesse le sue competenze per dire quello che poi sentirete così piacevole. Ecco, io mi sono occupata molto in questi anni di Leonardo, perché con Arena e quindi con la mia vicepresidente futura, che adesso si è appena candidata a Sogni Avanzi, che è quella signora in giallo che vedete là in fondo, e con il marchese Giovanni Di Castro Guidiccioni, che ci ha accolti e che è il delegato della nostra associazione per la zona di Roma, mentre Sogni Avanzi è il delegato per la zona di Bologna, abbiamo organizzato Passeggio con Leonardo. Voglio ricordare solo che, essendo 25 persone, abbiamo ottenuto il patrocinio di Padiglione Italia Expo per queste passeggiate gratuite su Leonardo. Ecco. E poi ho lavorato 2 anni negli archivi pubblici e privati per scrivere questo romanzo storico. Ecco, per me parlare dell'eredità materiale di Leonardo, quindi della trasmissione ai posteri dei suoi scritti, è un momento di particolare impegno e di responsabilità. Moltissimi si domandano infatti come mai nella primavera del 1519 Leonardo non abbia lasciato tutti i suoi disegni e taccuini a Francesco I, che lo apprezzava tanto, da invitarlo ad Amboise, ospitarlo per anni in un castello col suo seguito, ma un italiano, e neanche quello a lui più legato da trentennali rapporti di tipo familiare, vale a dire il pittore Gian Giacomo Caprotti, da lui rinominato Salai. L'erede degli scritti fu un nobile gentiluomo, conosciuto nel 1508, che svolgeva delle funzioni, diremo oggi, di amministratore. Era un amico che godeva della sua massima fiducia, che aveva la statura culturale per organizzare i suoi scritti in un trattato, ma anche, grazie al denaro di suo padre, la capacità economica di pubblicare a sue spese uno o più libri estratti da ben 13.000 pagine di appunti, così come probabilmente qualche testo della biblioteca di Leonardo, specialmente negli anni più bui, magari sarà stato anche finanziato dai Melzi con grande affetto. Questo giovane si chiamava Francesco Melzi. Era il rampollo di una famiglia aristocratica della corte sforzesca. Gerolamo Melzi era il capo della milizia dello Sforza, quindi come il capo della polizia. E quindi sia lui che il nonno, diciamo, di Francesco, Bartolomeo, erano molto legati a Leonardo e agli Sforza, di cui erano stati consiglieri segreti e magistrati. Francesco Melzi fu inviato da suo padre al seguito di Leonardo, che lo invitò a partire con lui per Roma, Firenze e poi per la Francia.
non solo perché era un dotto, parlava e scriveva il latino e il greco, quindi sapeva leggere i libri che Leonardo aveva comprato, però magari non capiva bene tutto, e aveva anche una meravigliosa calligrafia, ma perché naturalmente non dimentichiamo che i Vezzi avevano molti cavalli e palafrenieri, molte case, e inoltre egli poteva anche favorire in un certo senso il maestro, che era un illegittimo, in tante situazioni delicate nelle corti italiane. Ecco. In tal modo i Melzi, che erano stati fedelissimi degli Sforza, si guadagnarono il favore dei francesi, che avevano ammirato Leonardo quando ammirava per il Moro, perché durante la cacciata di Ludovico Sforza nel 99 i Melzi lo avevano accolto e lo avevano aiutato in quegli anni per quanto possibile, soprattutto negli anni in cui Leonardo non poteva ancora rientrare a casa sua a Milano. Quindi Luigi XII e Francesco I li perdonarono e non li spogliarono dei loro averi, come fecero con altri. Quando Francesco Melzi arrivò in Italia a seguito di Leonardo, fu trattato con tutti gli onori. Stiamo parlando di un ragazzo che aveva poco più di 20 anni. Alla morte di Leonardo fu lui il suo esecutore testamentario e nel novembre del 1520, quindi un anno dopo la morte di Leonardo, fu nominato gentiluomo di Camera del Re e rimase alla corte di Amboise per dirigere gli ultimi lavori avviati dal maestro. Poi rientrò in Italia e negli anni successivi divenne il capo del suo casato. Sposò Angela Landriani, di cui era innamorato. E infatti ebbe 8 figli che furono tutti in vita fino alla sua morte nel 1570. E questo avvenne con certezza nella primavera, non prima dell'aprile 1570, ma prima del 1572, anno in cui i suoi figli cominciarono, ho verificato in vari archivi, io sono laureato in economia, quindi guardo le cose patrimoniali, quindi hanno cominciato a vendere i beni per proprio conto, come si legge in vari documenti conservati negli archivi pubblici e privati che ho consultato. Dopo il 1550 Francesco cominciò ad ammalarsi, a soffrire di sordità, tant'è che rinunciò all'incarico di decurione dello Stato milanese perché non sentiva nulla alle riunioni e si ritirò a vita privata fino alla morte occupandosi delle sue carte. Ecco, io ho indagato a lungo su questa faccenda del suo rientro dalla Francia nel corso delle mie ricerche. Leggendo la storia di tante famiglie ho notato che il primogenito di un casato importante come i vostri difficilmente si allontanava dal suo feudo, dalla cerchia dei potenti, dai suoi beni per un periodo così lungo, oltre 5 anni, gli anni in quelli cui poi ci si inserisce in un certo giro, come si suol dire. Era una cosa normale invece se si trattava di secondi o terzogeniti, che essendo privi di patrimonio di una certa rilevanza divenivano condottieri, dottori troco iure e poi avvocati, magistrati oppure ecclesiastici. Ecco, quindi Francesco Melzi aveva avuto 2 fratelli, Bartolomeo, un ecclesiastico, e uno di cui non si sa nulla e non si trovano documenti. Si sa solo che gli era, si era distinto in una giostra di cavalli a Ferrara, lo scrive l'ambasciatore milanese di Alfonso I d'Este. Di questo formidabile condottiero non si sa il nome, non si ha notizia, però è il figlio del capo della milizia milanese. Possibile che non risulti schierato né di qua né di là nella cacciata del Moro, né poi in armi alla battaglia di Pavia del 25. Si ha il sospetto che la sua vita sia stata molto breve. E non si hanno così notizie neanche sulla sua sepoltura da qualche parte, quindi potrebbe essere anche andato disperso da qualche parte, lo sappiamo. Si può supporre, scusate ma sono senza voce per l'emozione di questi giorni, si può supporre che dopo la morte di Leonardo sia avvenuto qualcosa di grave, che Francesco sia stato chiamato dal padre, che gli dovesse tornare a guidare il suo casato a causa di questo lutto, perché non si potevano affidare i beni all'altro figlio che era divenuto un uomo di chiesa. Ecco, innanzitutto perché gli scritti di Leonardo non sono rimasti in Francia insieme alla Gioconda, come forse Francesco I avrebbe voluto. Il Melzi tra il 19 e il 20 non aveva voluto né vendere né donare gli scritti del maestro, mentre Salai aveva venduto subito i quadri e le cose ricevute. D'altra parte Francesco I non avrebbe certo potuto leggere i taccuini da solo perché erano indecifrabili. Il giovane Melzi fu dunque insignito del titolo di gentiluomo, quindi con uno stipendio, e pregato di continuare a seguire anche i lavori della cappella di Anna di Francia avviati dal suo maestro. E a lui piaceva molto stare lì, poi arrivavano tante cose nuove, arrivavano per esempio i pappagalli sudamericani, si fece fare subito. No, ma io credo che sia un autoritratto di lui col pappagallo, insomma, forse non è lui, però insomma è un mio sogno. Ecco. Quindi il giovane Melzi pensava che sarebbe rimasto lì,
con quelle carte di Leonardo. Ecco, forse anche lui lo pensava, aveva dipinto una Vergine col bambino per il re, che oggi è a Milano, la Madonna col borghetto. Poi forse tutto di colpo cambiò, questa è una mia così supposizione. Il re di Francia perse le prime battaglie e cominciò a pensare di scendere in Italia. Forse nel tempo morì o scomparve questo primogenito dei Medici e quindi Francesco tornò in Italia poco prima della disfatta del re di Francia alla battaglia di Pavia. E poi con l'arrivo degli spagnoli a Milano, dopo il 1540, una volta morto suo padre, lui cercò di salvare i beni di famiglia e di far valere le sue qualità di amministratore. Gestì le sue terre a Vapri, ma fu anche procuratore del Vescovo di Lodi. Inoltre divenne anche amministratore delle terre del prevosto di San Giovanni Evangelista, una parrocchia che gestiva un enorme latifondo coltivato a Biade e a Frumento, che si trovava proprio davanti alla Villa Melzi, dall'altra parte dell'Adda, nella zona di Fara, Treviglio, eccetera. E ci mancherebbe altro, perché il prevosto della parrocchia nel frattempo era diventato suo fratello Bartolomeo, quello che si era fatto prete, che non poteva fare il primogenito quando lui se n'era andato in Francia con Leonardo. Però ho scoperto che Francesco era riuscito a intercedere per la sua carriera nel 1513, quando era andato a Roma con Leonardo da Vinci. Insomma, per prepararsi al futuro, Francesco Melzi, una volta tornato, fece prendere i voti a uno dei suoi 8 figli Leonida, che guarda caso divenne il vice dello zio prete Bartolomeo, lì pronto a gestire il latifondo nel futuro. Un altro figlio, Marcello, lo costrinse a diventare canonico apostolico, nominato direttamente da Roma, ma quello non ne voleva tanto sapere, credo, perché questa è una cosa documentata. Quando qualcuno lo faceva arrabbiare, il canonico Marcello lo faceva legare il malcapitato alla catena, lo faceva portare nella cuccia di un cane di una loro cascina e lo lasciava lì per un po'. E c'è traccia di questa curiosa pratica in una lamentela di un tale al cardinale Borromeo, che si lamenta che era stato legato alla cuccia del cane. Quindi suppongo che il Marcello non avesse proprio questa vocazione, insomma, no? Del canonico. Mi spiace che non c'è un signor Casolini che ci illuminava. Ecco, infatti l'avevo portato per lui questa cosa. Intanto il primogenito di Francesco, Girolamo, era diventato avvocato rotale a Roma, che vuol dire che allora si prendevano pure i voti, quindi non è che diventava avvocato laico come oggi. Un altro figlio, chiamato Pirro, tutti i nomi, tranne Girolamo, sono dei nomi latini, sono dei nomi che dall'antichità classica, ecco. Lo fece lo stesso, è partito per mare con l'ordine di Malta. Orazio e Pomponio studiarono invece, a Pavia, Cornelia sposò Ambrogio Carpano e l'ultimo si avvicinò poi a Pirro, quindi, e divenne frate Ludovico. Quindi abbiamo qui avuto fra Marco Galdini, quindi cavaliere di Malta pure lui. Quindi Francesco Melzi, sempre più soldo, rimane accudito da Pomponio. Nel tempo libero dipingeva delle miniature, ma solo per spasso, come dovette più volte dichiarare, per non perdere i privilegi nobiliari. E questo tema della pittura, del fatto che lui amasse dipingere, è straordinario, perché sono veramente pochi, allora anche nella nobiltà cinquecentesca, i pittori, ecco. E quindi noi abbiamo lui che conserva gli scritti del maestro e li riassume in un testo, il libro di pittura di Leonardo. Fece un gran lavoro di organizzazione, il primo lavoro filologico in campo letterario. Non dimentichiamo che il Melzi, amministratore di Leonardo e conservatore dei suoi scritti e dei suoi libri, aveva incontrato in più occasioni anche il Pacioli, il padre della moderna ragioneria, che viveva a Pavia e insegnava a Pavia lo studium e viveva nel convento di San Francesco. Egli gli aveva di certo trasmesso i segreti di una organizzazione documentale molto precisa, che superava quelle degli amanuensi copisti e sfiorava quella dei matematici e degli esperti abachisti. Quindi, insomma, mentre Leonardo era molto bravo con tutti gli appunti e le cose, poi per ordinare le sue cose aveva una persona che aveva un interesse per queste cose, lo faceva anche con una certa benevolenza, perché non doveva occuparsi di gestire gli altri suoi beni. Infatti poi il Melzi, quando si dovette occupare dei suoi beni, tornando a casa sua, aveva molto meno tempo di organizzare le carte di Leonardo. Il Melzi preparò la sua summa, quella della pittura di Leonardo, ma poi non riuscì a pubblicarla, nonostante ne affidasse una copia al giovane pittore Aurelio Luini. Forse c'era anche un clima politico delicato in cui i Melzi cercavano di conservarsi i favori degli spagnoli e di non ricordar loro con atti e scritti che erano stati fedeli fiancheggiatori dei francesi, insomma. A parte che uno si dovrebbe domandare, no, perché deve dopo tanto tempo far pubblicare una cosa col nome di un altro, in particolare su un momento politico non facile, un po', cioè, possiamo capire. Ecco, inoltre, forse a causa delle febbri terzane e delle solidità che lo colpirono, Francesco non poté neanche affidare a sua volta gli scritti di Leonardo
in più mani dotte sicure, oltre che quelle dell'Uini, ecco. È come quelle del Vasari, per esempio, che avrebbe voluto incontrarlo per parlare con lui proprio della vita del Vinci, o quelle dei duchi di Ferrara, che erano dei raffinatissimi collezionisti, quindi avrebbero tenuto bene. Ecco, tutto rimase nella disponibilità del suo terzogenito, Orazio, magistrato milanese che divenne capo del casato Melzi, poiché a sua volta era composto al 70% di ecclesiastici, fra Cavalieri di Malta e preti, eccetera. Quindi rischiò un casato che rischiò l'estinzione quasi da subito, già in quella generazione, se non fosse stato per Orazio e Cornelia. Egli era oberato, Orazio era oberato di impegni pubblici, confinò queste carte in soffitta a Vapio quando morì suo padre. Questi scritti erano incomprensibili perché vergati da destra a sinistra non si potevano neanche divertire a leggerli facilmente. Erano disegni astrusi, modelli visionari di macchine volanti, c'erano tutte queste cose nel palazzo di campagna di Vapri. Li donò a chiunque se le dasse a prendere senza venderli perché non poteva. Avrebbe perso il titolo di aristocratico, la mercatura era, il commercio era completamente vietato, ecco. Nel 1470 Giovanni Melzi, il capo più importante della casa, che era consigliere segreto di Francesco Sforza, rinunciò volontariamente all'esercizio della riscossione del pedaggio sul guado di Vaprio al essere magistrato della moneta per occuparsi esclusivamente di consigliare come stratega lo Sforza, e quindi viveva del suo e coltivavano biade, frumenti e tutto lì, ecco. Quindi gli toccò, Orazio dona queste carte a chi se le va a prendere. Gli toccò però andare a recuperarle affannosamente da collezionisti e mercanti, quando quelle carte arrivarono in Spagna e suscitarono lo stupore ammirato del re di Spagna, che le voleva per sé e avrebbe concesso un posto al Senato milanese al Melzi se le avesse recuperate tutte e inviate a Madrid. Noi non sappiamo se Orazio e Melzi le abbia recuperate a pagamento o se egli, seppur colpevole di adoperarsi per favorire la prima dispersione degli scritti di Leonardo in cambio di un seggio al Senato milanese, li ha forse involontariamente salvati da una sorte peggiore, tipo qualche sgombro più spiccio nel focolare a mani di altri, insomma, perché queste scartoffie diventavano sempre più astruse e polverose. Ecco, cioè, se nelle case non ci sono le competenze per capire che cos'è una qualche cosa, è difficile che poi questi beni possano, cioè noi ci stupiamo come sono valorizzati, dipende cosa fanno i vostri figli, signori, ecco, nei loro studi, ecco. E mio figlio è stato qua fino adesso, è andato in questo momento via da Ferraioli semplicemente perché l'ha già sentita 4 volte ieri la relazione, ecco. Quindi nel secolo successivo alla morte di Leonardo il libro di pittura venne pubblicato col nome del maestro da un editore francese. Il manoscritto originale di Francesco Melzi arrivò a Roma e oggi è custodito con grande riguardo nei caveau del Vaticano. Tutti lo possono ammirare con le esposizioni più importanti. Adesso vado velocissimissimo. Ecco. Quindi questa mia ricerca di notizie su Francesco Melzi per capire dove sono andate un po' in giro le cose anche di Leonardo, no, tramite un po' le relazioni, mi porta a dire che ci sono 3 cose. Primo, i Melzi saranno sempre con i loro alti e bassi nella storia di Leonardo, indubbiamente. Nonostante i codici e i disegni siano ormai sparsi in tutti i continenti, noi però abbiamo ancora un patrimonio di Leonardo tangibile e intangibile da conservare, importante. Ecco, che su Leonardo c'è ancora molto da cercare e io credo che il bello debba ancora venire, perché i tesori si trovano in tutti gli archivi familiari, le collezioni private di libri, documenti, miniature, i vostri, ecco. La dispersione di queste pagine opere di Leonardo è stata esplosiva nei 500 anni seguiti alla sua morte, ma grazie alle tecnologie oggi e alla capacità di riconoscimento degli esperti di cui si dispone oggi, come il professor Marani, quindi non tanti che magari si improvvisano, ecco. È possibile datare, mappare, no, anche i materiali usati per la pittura e il disegno, quindi ogni tipo di minerale che è stato mappato e lui ce l'ha sul suo PC. Quindi se voi avete a casa un quadro che non si capisce che cos'è, arriva lui e vi dice subito se c'è qualche colore cinquecentesco e magari ci fosse qualcosa, ecco, perché questo è la cosa importante. Infatti l'altro giorno che è venuto a mangiare a casa nostra abbiamo guardato 2 cose e lui ha subito detto che cos'è, che cosa, in 2 secondi. Quindi noi dobbiamo anche un pochino
essere gelosi dei nostri tesori, ma condividerli con gli esperti per la conoscenza. Ecco, questo è quello che credo il mio messaggio. Quindi l'eredità di Leonardo, che compete ai Melzi, è composta di 3 cose. Allora, adesso ve le faccio vedere, perché ecco, questo a cui tengo. Questa è la Villa Melzi, qui sull'Adda, no? Come si vede. Adesso non ho fatto un bel PowerPoint perché ho perso la chiavetta sul treno, ma fa niente. Allora, questo è il cortile interno. Ecco, stiamo parlando di una casa che è stata rimaneggiatissima, quindi prima era una torre militare dei Romani, poi l'avevano utilizzata i Visconti perché hanno 3 castelli sull'Adda, quindi dal castello di Trezzo si vedeva quello di Vaprio che rifacevano le segnalazioni di fuochi a quello di Cassano. Ecco. Questa finestra aperta, questa qua che vedete, dentro quella finestra aperta c'è questo salone. Questo lunghissimo salone era una loggia, è stato chiuso successivamente. Ecco. E il nucleo originale della casa è questo, di là c'è stato un allungamento. Ecco. Adesso vi faccio vedere che cosa c'è lì dentro. Proprio davanti a quella finestra c'è questo. Questo è un affresco leonardesco che non è stato possibile per fortuna strappare. Ecco, questo affresco naturalmente, allora, innanzitutto è alto 3 metri, ecco, quindi è molto grande. Questo affresco ha sicuramente la concezione di Leonardo che, essendo amico di Girolamo Melzi, negli ultimi anni degli anni 90, un po' perché è molto grande, quindi si avvicina al gigantismo di Bramante, un po' per come sono fatti i capelli, le cose, poi ve lo dice il professor Marani perché ognuno fa il mestiere suo, però, e poi diciamo per tanti dettagli, i colori che abbiamo detto come prima, che i colori parlano al popolo, questo probabilmente si vedeva da fuori, quando si andava a passare il guado per andare sull'altra sponda, uno si poteva anche volendo raccomandare alla Madonna. Ecco. Quindi questa grande Madonna, dove c'è la mano di Boltraffio sicuramente, perché poi Boltraffio ha continuato a dipingere così, però la concezione, non sappiamo Leonardo con quanti lui e con quanti della bottega è lì, però è difficile pensare che Boltraffio, che non aveva neanche 20 anni, ci andasse per conto suo dal capo della polizia, no, dello Sforza, ci andava insieme a Leonardo, quindi Leonardo è stato qui e ha fatto anche questo magnifico regalo. Oltre questo, ecco, sono cose che questo non si visita, la casa non si visita, ecco. E naturalmente io ho ricevuto il permesso da mio marito dopo 2 anni di mostrare queste immagini e di fare questo, per questo libro su Leonardo. Io ho chiesto il permesso alla famiglia Melzi, nella quale sono entrata 15 anni fa, di scrivere questa cosa con alcune parti romanzate, un pochino più così, no? Qualche personaggio, c'è un personaggio solo nel mio romanzo sulla lavandaia che è inventato, tutto il resto è molto filologico. Un'altra cosa che noi possediamo è questo. Questo è il passaporto che usava, adesso poi si potrà vedere meglio, poi c'è anche su internet, lo potete vedere, che usava Leonardo quando andava da Cesare Borgia. È firmato Cesare Borgia, abbiamo qui Maria Ludovica Gonzaga Borgia. Ecco, e questo è, c'è scritto, io Cesare, no? Dico che Leonardo, ingegnere, è nostro familiare, quindi è una cosa importantissima essere definito così dal principe del Valentino A per uno che era in Egitto, una cosa enorme. Ecco. Deve essere foraggiato, ospitato, gli dovete far vedere tutte le rocche della Romagna perché deve misurarle per i nostri assalti e le nostre difese. Quindi è un documento stupendo, c'è il sigillo che è integro, è bellissimo, poi lo potete vedere meglio, è il testo e si legge nel romanzo. Quindi abbiamo un monumento nazionale che è la Villa Melzi, che si chiama Palazzo Melzi per essere precisi, e in questo palazzo, vi faccio rivedere questa foto qua, poi abbiamo finito, c'è un gioco di terrazzature qui davanti, no? Se guardate per esempio il palazzo di Cassano, ha un muro così, no, digradante sull'acqua, come un rivellino, no?
a proteggere e a impaurire. Qui c'è questo giardino terrazzato che molte case sulla Dacera, ma non era fatto così, con questo gioco di luci e ombre. Erano previste nella ristrutturazione che aveva pensato Leonardo. Intanto si vedono nel codice atlantico, ci sono due scale liquidali a destra e a sinistra e queste scale ci sono state fatte. Poi ci doveva essere un sistema di arconi a destra e a sinistra del palazzo, di modo che nel momento in cui tramontava il sole si sarebbe visto da questa parte lo stesso gioco che c'è nel cenacolo, quindi la luce che arriva da dietro. Ecco. E tutto questo sistema di terrazze con i giardini, con i fiori, no, c'è un gioco di luce e ombre che non è tipico dei palazzi lombardi sull'Adda, è più tipico delle case rinascimentali toscane. Quindi questa è una cosa che questa è l'unica opera di architettura privata che c'è in Italia, perché altre cose sono in Francia, dove c'è la mano di Leonardo. Ecco, quindi è una cosa che noi cercheremo poi di condividere un po' di più, ecco, con il volere dei fratelli di mio marito, quando si potrà. Ecco, però, ecco, quindi io dico, io ho messo la mia piccola goccia del mare, che è stata quella di scrivere un romanzo per avvicinare un po' di più alla storia di Leonardo e per ricordare anche la storia di Francesco Melzi. Ecco qua, era tipo un giovinetto come questo, forse è questo, dipinto appunto da Boltraffio. Ecco, e questo è un quadro di Francesco Melzi, ecco, l'uomo col pappagallo, e c'è un bellissimo ritratto di Margherita di Navarra, che era la sorella del re, che si è fatta fare anche lei un quadro col pappagallo, ecco, e che somiglia per lo stile a questo. Quindi c'è proprio questo piacere di avvicinarsi anche a quello che è il nuovo mondo, questa curiosità di Francesco è una cosa importante. Ecco, quindi io vi invito a riflettere su quelle che sono le eredità di Leonardo che noi possiamo trovare nelle nostre case, e spero che per voi che possiate trovare qualche cosa di speciale. Noi l'ultima cosa che abbiamo trovato è stata la riscoperta della figura di Pirro Melzi, perché io andando a cercare un po' la storia di Pirro Melzi ho scoperto che Pirro Melzi è stato eroe dell'assedio di Malta, è stato uno dei 400 sopravvissuti e lui negli ultimi giorni si è occupato proprio di pilotare le navi per i rifornimenti. Quando stava tutto per essere perduto, Pirro Melzi è riuscito a far arrivare la flotta dalla Sicilia, quindi per noi è un grande vanto e mio figlio l'abbiamo subito già inserito negli scudieri di Malta, ed è il vanto della nostra famiglia anche proseguire questa tradizione nel segno dei Melzi di Leonardo. Grazie. Veramente grazie di cuore a questa sentita, partecipata relazione di Katia Melzi. Non è mai facile parlare della propria famiglia, e quindi l'emozione era tanta, quindi grazie veramente Katia per queste tue parole. Ma voglio ringraziare Katia per aver organizzato questa tavola rotonda, per aver chiamato a parlare grandi personaggi come quelli che avete sentito e come la professoressa che sentirete tra poco, con una lettera che mi è appena pervenuta da un membro del governo, il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, che avevo invitato. Carissimo Emilio, desidero ringraziare di vero cuore te e per tuo tramite i promotori della tavola rotonda L'eredità di Leonardo e del Brindisi con Katia Ferri Melzi de Ril, autrice del romanzo Viaggio con Leonardo, per i cortesi e graditi invidi alle bellissime iniziative alle quali non posso purtroppo presenziare per pregressi impegni istituzionali. Luoghi splendidi e di grande fascino come la Biblioteca Giovanni Spasolini del Senato della Repubblica e Palazzo Ferraioli accolgono eventi di grande importanza e suggestione, durante i quali gli illustrissimi relatori si soffermeranno e si interrogheranno sulla figura rinascimentale di Leonardo da Vinci, intelletto geniale di respiro universale che ha illuminato ed illumina la storia d'Europa. Sono certo che si tratterà di un momento di riflessione, confronto e dibattito colto, costruttivo e propositivo. Ti ringrazio ancora di vero cuore e ti saluto caramente pregandoti di estendere più sentiti e affettuosi saluti a tutti i partecipanti.
Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia. Ho il grande piacere di introdurre l'ultima relazione, Nuovi eroi e nuovi duci nel XVI secolo, della professoressa Anna Maria Mazziotti di Celso, docente e saggista. La professoressa è laureata in lettere e lingue e letterature straniere, si è dedicata a studi di letteratura italiana e comparata, pubblicando saggi su riviste quali Humanitas, Studi francesi, Linea Tempo, Nuova Secondaria, Paradoxa, ha pubblicato opere di narrative in cui coniuga storia e romanzo. Docente presso il Liceo Superiore di Roma dal 1993 al 2006 come presidente dell'associazione Prisma, ha partecipato a incontri e convegni per formulare i programmi della nuova scuola italiana. Nel 2000 e nel 2016, in occasione del Giubileo, è stata rappresentato a Lucca, e qui ritorna, lo spettacolo Dove vai, Francesco, tratto da un testo della Mazziotti, con protagonista Milena Vukotic. Prego, professoressa. Allora, io devo veramente ringraziare Katia per avermi fatto partecipare a questo incontro. Lei è una persona organizzata e si è scontrata con una persona disorganizzata per natura e vocazione che sono io, quindi abbiamo avuto telefonate e mail inseguendoci, però alla fine poi la pennetta si è persa, non è stata ritrovata, però alla fine siamo arrivati in porto. E ringrazio naturalmente il pubblico, fra cui ho riconosciuto con piacere tanti amici, e dico però appunto che sono un po' imbarazzata, perché in realtà qui ci sono degli specialisti di Leonardo. Io, anche per quelle che sono le mie competenze, non posso parlare propriamente di Leonardo. Come ho spiegato a Katia, l'argomento che ho pensato potesse interessare, lei è stata d'accordo, quindi sua è la responsabilità, è un tema che mi è capitato di incrociare qualche anno fa e che con Leonardo ha un certo legame, nella misura in cui Leonardo è un protagonista della modernità, come ha detto egregiamente il professore. Si tratta del ruolo dell'arma da fuoco, dell'invenzione delle armi da fuoco. Alcuni aspetti di questo ruolo nel campo che interessa, cioè di cui io mi occupo, cioè la letteratura. La letteratura in parte anche le arti figurative. Fra l'altro, questo mio discorso, che sarà breve, vi voglio confortare, mi porterà alla fine alla parte conclusiva del discorso di Katia, cioè a qualche cosa che riguarda l'Ordine di Malta. Allora, premetto questo, noi abbiamo da parte di Leonardo una dichiarazione molto pesante sulla guerra. Leonardo definì la guerra pazzia bestialissima, quando parlava concretamente. Ciò non toglie che, pur ritenendo la guerra pazzia bestialissima, scriveva, proponendosi a Ludovico il Moro, ed è una nota lettera, come autore di Macchine da guerra, e scrive, perché sono delle parole divertenti da sentire, ho ancora modi, cioè opportunità, di fornire bombarde comodissime e facili a portare, e con quelle buttare, a una lingua tutta sua, sassi a similitudine quasi di tempesta, item, occorrendo il bisogno, farò bombarde, mortari e passavolanti di bellissima e utile forma, bellissima, fuori del comune uso. Quindi, essendo la guerra una pazzia, una bestialità, però ci contribuisce. Ora, questa è la posizione di questo periodo in cui arrivano le armi da fuoco. Cosa succede da parte dei letterati? C'è una presa di posizione molto forte di Ludovico Ariosto, forse qualcuno di voi se lo ricorda dai tempi del liceo, che però uno cerca sempre di dimenticare. Cioè, l'Ariosto, ovviamente in Orlando Furioso, i protagonisti sono i cavalieri, anzi la gran bontà dei cavalieri antichi. Fra questi cavalieri buoni c'è un cavaliere cattivo, un certo Cimosco, un pessimo soggetto, che usa invece delle armi tradizionali un archibugio. E con questo ovviamente fa strage, se non che interviene Orlando, eppure avendo lui l'archibugio riesce a disarmarlo. Cosa fa Orlando? Prende l'archibugio, si mette su una barchetta, siamo in Olanda, se ne va al largo e intona queste parole.
vale la pena di sentirla Ariosto, eh? O maledetto, abominoso ordigno, che fabbricato nel tartareo fondo fosti per man di Belzebù maligno, che ruinar per te disegnò il mondo, all'inferno onde uscisti ti resigno, cioè ti restituisco, lo butta in mare. Dove però, dice l'Ariosto, molti secoli dopo, qualcuno lo ha ripescato con gli effetti che si vedono. L'Ariosto è un grande poeta, ma era un nobile, era un cavaliere, il quale fra l'altro faceva anche lui il commissario di polizia, perché questa era allora l'abitudine, andò a sgominare i briganti in Garfagnana. Quindi sapeva cosa voleva dire combattere, però riteneva l'arma da fuoco uno strumento diabolico. Fra l'altro si cercò in quel periodo di ottenere dal Papa la condanna delle armi da fuoco, ma il Papa non la volle fare perché disse che Solimano l'aveva usata contro Costantinopoli, quindi disse ma di che, cioè in che posizione ci mettiamo? Però così forte era la condanna. Ora lì che cosa succede? Che in Italia il termine, diciamo, cavaliere si identifica con la nobiltà, questo negli altri paesi non c'è. I francesi non chiamano chevalier un nobile, invece da noi, tant'è vero che dice Ariosto gran bontà dei cavalieri antichi, no? Quindi Ariosto era un cavaliere, Boiardo è un cavaliere, anche Dante, che era della piccola nobiltà, combatté in una battaglia a cavallo. Questo poi è curioso, che il fatto che per i romani invece il cavaliere non era affatto un nobile, no? È una cosa tipica del Medioevo, il fatto del cavaliere. Ora, i signori del 400, come i medici, giocavano al cavaliere facendo le famose giostre, i tornei. Ah, le facevano senza armatura, le facevano vestiti di seta con gioielli, era un gioco. Il gioco diventa brutto quando arrivano invece gli invasori francesi con le armi da fuoco, e anche i signori italiani dell'Alta Italia si dotano di armi da fuoco. È da notare che già esisteva nell'esercito l'arma, diciamo, il proiettile, no? Erano i frombolieri o gli arcieri, però nessuna di queste due funzioni era degli aristocratici, e comunque non era quella che decideva la battaglia. La battaglia era decisa dai cavalieri che si affrontavano, non dico a viso scoperto perché se lo coprivano, però si affrontavano direttamente. Quindi che cosa l'Ariosto viene a dire, perché lo condanna? Perché dove prima c'era lo scontro fra due individui, direttamente ereditato dal modello epico, adesso viene un elemento di casualità. Cioè chi può essere che un grande cavaliere sia eliminato da una persona qualsiasi, persino da una persona che non ha volto. Un esempio emblematico di questa, che fu vissuta come una tragedia, è la morte di quello che è stato il più grande eroe del Rinascimento italiano, cioè Giovanni dalle Bande Nere, il quale era un vero eroe, un uomo grande, grosso, bellissimo, coraggiosissimo, l'unico difensore dell'Italia quando arrivarono gli Anzichenecchi, e muore colpito, cioè questo bellissimo film di Olmi, un po' angoscioso, insomma, in mezzo alla nebbia a governo, colpito da una palla di falconetto. Certamente non è una morte gloriosa, non è morto affrontando un suo pari, è morto per caso. Allora, però, pur essendo questa la situazione, perché questa era, ancora Carlo V da Tiziano si fa rappresentare a cavallo, con l'armatura, con la lancia, con un bel cavallo così, anche se lui personalmente credo che sarà andato a cavallo raramente, peraltro era piccoletto e malmesso, ma insomma. Quello che a me ha colpito è che il poema cavalleresco, epico cavalleresco, che conosce da adesso la massima fioritura, ignora completamente l'esistenza delle armi da fuoco, ignora quello che stava succedendo. Continua a tramandare un modello in cui la guerra è decisa dal valore individuale. Ora, per esempio, nella Gerusalemme liberata, vi faccio ricordare un po' di cose, la Gerusalemme liberata parla chiaramente della prima crociata, mica ci sono le armi da fuoco, è ovvio, però ci sono le macchine da guerra. Allora, come funziona la storia delle macchine da guerra? A un certo momento i crociati devono costruire una macchina da guerra, hanno bisogno del legno, lo devono prendere in una foresta. La foresta si rifiuta.
è stata incantata dalle forze diaboliche e non li fa entrare, si è trasformata in una specie di luogo mostruoso in cui si sentono voci strane, si manifestano fenomeni misteriosi e nessuno riesce a entrarci. Allora che succede? Come si risolverà? Arriva il cavaliere, arriva Rinaldo d'Este che aveva fatto un certo giretto nell'Armida, eccetera, eccetera, torna indietro e con le sue forze individuali smonta il sortileggio, permette che si entri nella foresta, permette che si faccia la macchina da guerra. Quindi anche la macchina da guerra non ci sarebbe se non ci fosse l'intervento del eroe individuo che vince le forze nemiche. E dopo la Gerusalemme liberata, il poema epico cavalleresco, che si chiama così, conosce una fioritura immensa. Cioè sono stati scritti una quantità di romanzi, di poemi cavallereschi in Italia, in Spagna, eccetera, che oggi nemmeno si riesce più a rintracciare con un enorme successo. E qui vengo alla occasione che mi ha portato a questi studi, perché anni fa ho partecipato con un saggio, a un volume molto bello, che la professoressa Stefania Macioce ha dedicato ai rapporti fra Caravaggio e l'Ordine di Malta. Allora, in quell'occasione questa amica mi ha detto: ma non c'è qualche cosa nella letteratura che interessi questo tema? E allora io mi sono messa a cercare. E cercando ho trovato due poemi, poemi cavallereschi, che sono dedicati tutti e due a vicende dell'Ordine di Malta. Uno è dedicato alla conquista di Malta da parte dei cavalieri cacciati da Rodi. Il secondo, invece, che ha più ambizioni, è dedicato al famoso grande assedio, quello famoso, insomma, dell'assedio di Malta. E si chiama questo poema Il Valletta. Il Valletta perché il titolo del poema è il nome del gran maestro che guidò la resistenza dei cavalieri di Malta contro i turchi, Jean de la Valletta, a cui poi si deve il nome della città che lui fondò dopo aver salvato la città. L'autore di questo testo è un aristocratico, un cavaliere di Malta, Bartolomeo Dal Pozzo, di Verona. Allora, qui la questione si fa più seria, perché l'assedio di Malta fu un assedio durissimo, che durò tutta l'estate, nel quale furono determinanti, che cosa? Le armi da fuoco, le strutture militari, costruirono muri, usarono il fuoco greco, spararono con un cannone, con un altro ancora. Allora, tutto questo nella narrazione è completamente accantonato. Tutta la vicenda viene incentrata sul conflitto fra due personaggi. Da un lato c'è il gran maestro, la Valletta, e dall'altro c'è un pirata, Dragut, personaggio storico, terrore delle coste mediterranee fino all'assedio. Tutti e due erano avanti negli anni, Dragut aveva 80 anni, ma non importa. Comunque sono i due che si fronteggiano. E tanto Bartolomeo Dal Pozzo deve tenere ferma questa cosa che fa una violazione della verità storica, perché questo Dragut, nel momento in cui l'assedio volgeva a favore dei turchi, si prese una palla di fucile in testa, giacque, diciamo, senza coscienza qualche giorno e poi morì. Invece l'autore che fa? Niente palla in testa. Arriva fino all'ultimo, al momento, crea il grande scontro in cui lui combatte. Dall'altra parte combatte il Gran Maestro, parentesi, il Gran Maestro era anziano pure lui, combatté sì ma con molta calma e si prese pure anche lui una scheggia in una gamba che non c'è nel poema. E quindi Dragut muore quando i turchi perdono la battaglia. Quindi anche tutto questo evento contemporaneo, insomma, recente, viene riportato a un discorso di confronto fra due personaggi che sono due cavalieri, anche se il Dragut francamente come cavaliere non è che sia un granché. Uno potrebbe domandarsi qual è il senso di questa cosa, ma tutto sommato non è tanto strano perché si presenti. Questi poemi erano la lettura dei giovani di allora, ovviamente dei giovani delle famiglie aristocratiche, non dei giovani, insomma, quell'epoca era così, venivano letti nelle scuole dei gesuiti soprattutto.
Quindi veniva presentato a queste giovani generazioni quello che era il modello della virtù del cavaliere, perché altrimenti la dimensione aristocratica andava in qualche modo a evaporare. Infatti quello che succede è che con la fine del Seicento tutta questa letteratura finisce e il discorso dell'eroe sostanzialmente scompare. Nel melodramma ci saranno degli eroi, ma sono degli eroi della perplessità, che in realtà non sanno mai bene che cosa debbano fare. Quindi quello che, diciamo, io in questo, il percorso mi ha interessato nella misura in cui questa figura di cavaliere che appunto nasce nel Medioevo, cioè tutto questo sviluppo e continua fino all'età moderna, quando il cavaliere non esiste più, a comparire nella letteratura, nell'arte molto meno, come, diciamo, emblema di tutta una serie di virtù. Ora, l'ultima cosa che vi dirò è un po' strana, però dato che l'ha detta un cavaliere di Malta, eroe anche lui dell'assedio, ve la posso anche dire, vi fa capire fino a che punto c'è una resistenza a considerare l'arma da fuoco, la tecnica, come qualche cosa di casuale. In qualche modo si tende sempre a inserire un fine di tipo morale. Vi racconto questa storia. Dice l'autore che a un certo momento un ragazzo, che un giovane cavaliere che combatte all'assedio, riceve una palla di cannone. La riceve, poverino, in una zona del corpo che è particolarmente delicata. Ma lui dice, in realtà, il giovane aveva contratto una brutta malattia a Messina da una donna cattiva. La palla cosa fa? Disinfetta. E allora dice il poeta, molto contento del suo trovato, udite amanti, una verità non vana, dove vi infetta amor, Marte risa. Grazie alla professoressa Anna Maria Mazziotti di Celso per questa simpatica, dotta e profonda dissertazione su Leonardo e su ovviamente l'Ordine di Malta, ma mi piaceva qui ricordare che l'assedio di Malta hanno utilizzato il rivellino di Leonardo che aveva fatto lui per il castello sforzesco di Milano. Ma il monaco non lo dice. Non lo dice, però non lo aggiungiamo. Certo. La maestra era pieno di sì. Risorse, ma non c'era Pirro, c'era. Allora, ricordo ovviamente a tutti gli intervenuti e li ringrazio ancora della partecipazione che proseguirà con un brindisi a Palazzo Ferraioli qui a pochi passi. Grazie veramente a tutti per essere intervenuti e a questo luogo istituzionale che ci ha ospitato.